Ciao ragazze, ciao ragazzi! In questo video parliamo di alberi di Natale. Come ogni anno il Natale arriva e con esso anche la voglia di fare l'albero di Natale più bello di tutti. Vi mostrerò alcune tipologie di albero di Natale che potete fare. Spero che questo video sia utile anche a chi purtroppo non è del posto e non può andare da Rirò, semplicemente per avere un'idea in più per il Natale. Sappiamo tutte che l'albero classico per eccellenza è sicuramente quello oro e rosso, ma in questo video vi voglio dare qualche spunto in più. Partiamo con l'albero che secondo me è il più coccoloso di tutti. Questo in particolare a base verde. Potete decorarlo con pupazzini, bamboline, decorazioni in panno, tutte queste cose che rendono la casa già di per sé più calda. Una cosa molto carina inoltre è il fatto di poter far scegliere ai vostri bambini le decorazioni e farle appendere direttamente a loro, senza paura che si rompano. Alla stessa tipologia si possono aggiungere decorazioni in legno come appunto queste sfere meravigliose o questi cuori in stile shabby chic. Questa è la stessa tipologia di albero a base innevata, anche questi alberi così innevati li trovate direttamente fatti così all'interno del negozio. Un'altra tipologia di albero è questo. Super elegante, sempre a base verde ma utilizzando decorazioni sui toni del marrone e del caramello. Inoltre potete giocare con la sovrapposizione di lucido e opaco per quanto riguarda appunto le decorazioni. Un altro aspetto che rende questi addobbi eleganti e particolari è sicuramente l'aggiunta di qualche filo di strass e di questo tipo vellutino. Questo albero rende la casa un ambiente già di per sé unico. Può essere adatto per una casa in montagna, ma anche semplicemente per qualsiasi casa che voglia avere un tocco di eleganza. Anche per questa tipologia si può usare un albero a base innevata. L'albero color borgogna scuro è veramente particolare, ma allo stesso tempo io lo trovo davvero raffinato. Quest'albero crea una base indubbiamente scura, ma molto adatta a far risaltare ogni decorazione, come appunto per esempio questi fiocchi meravigliosi, pieni e zeppi di strass e qualsiasi addobbo luccicante. È adatto logicamente per chiunque come ogni albero, ma in particolare per chi sia un po' stancato del solito albero verde e vuole un Natale diverso e meno tradizionale. Ultimo, ma non per importanza, è l'albero a base bianca. Questo in particolare sui toni dell'azzurro è adatto per chi vuole usare un po' di più, ma anche semplicemente per chi vuole giocare con i colori e rendere il Natale un modo per esprimere la propria fantasia. Anche in questo caso ci sono delle bellissime decorazioni in panno, dei fiori che potete utilizzare appunto come addobbi, dei pupazzini, questo fiocco che è adoro, e delle sfere super glitterose. Poi ancora queste lanterne bellissime che potete usare anch'esse come decorazioni da appendere, ma anche semplicemente alla base dell'albero. Un altro aspetto fondamentale dell'albero è sicuramente l'addobbo principale, ovvero la punta. Che sia una stella, una punta appunto, o qualsiasi altra cosa, l'addobbo deve essere comunque al centro dell'attenzione. E che ne dite di un bel fiocco? Io lo trovo carinissimo, lo trovate in svariati colori e varie forme. Un'altra cosa davvero bellissima che trovate da Rirò sono questi pupazzini meravigliosi. Pupazzini, insomma, non sono poi così piccoli. Potete metterli sia alla base degli alberi o in qualsiasi posto voi vogliate. Io li trovo davvero carinissimi, ma trovo anche che siano un regalo fantastico da poter fare. Ma di regali parleremo nel prossimo video. Volevo darvi una piccola informazione per chi si dovesse recare da Rirò. Ovvero che le misure degli alberi vanno da 1,20 m a 2,70 m con tutte le varie misure intermedie.
Spero che questo video vi sia piaciuto, vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo al prossimo video che appunto, come vi ho detto, riguarderà cosa regalare a Natale, un vero dramma ogni anno. Vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!